non perché sono straniero, ma semplicemente perché è così. Io sinceramente sono stato... Forza Dario! Sono 27 anni che sono qui. Sono tedesco, io di origini. Fino a... Ma non dico tanto, nemmeno 5-6 anni fa. Si andava in Germania a trovare insomma parenti oppure anche in vacanza, così semplicemente qualche giorno. Quando si tornava, si passava il Brennero, la frontiera, per ritornare in Italia era casa. Questo risollievo, via. Ora non è più così. Una cosa per cui preoccuparsi. Ora non è più così. Il mondo quindi... No, sì, il mondo no, no il mondo. È qui che è stato gestito, secondo me, dall'inizio dell'Europa Unita, della moneta unita, insomma tutto quanto è stato gestito in maniera sbagliata. Cioè l'italiano è sempre stato quello, fra virgolette, più furbo degli altri, no? E quindi se ti posso fregare, ti frego. È lì che è sbagliato, capito? Perché poi alla fine ti freghi da solo, perché alla fine ha lunga durata. Quindi il discorso, per esempio, no? Allora, un euro 1927 cavolate lire, delle vecchie lire, no? Invece, no, 1000 lire un euro. Cioè, quando cambiò la moneta, praticamente tutti i negozianti ci specolarono sopra questo fatto. Siccome la gente non aveva... No, lo sapeva sì, però non aveva la concezione. Poi, che ne so, gli anziani, insomma, tutto quanto. Insomma, allora, hanno giocato un po' sull'ignoranza. Allora, quello che, esatto, quello che prima costava 1000 lire, ora costa un euro. Solo che un euro non sono 1000 lire, sono 1900 rotti, sono quasi 2000. Quindi ho raddoppiato i prezzi, gli stipendi sono gli stessi di prima, capito? E quindi è logico che la gente va in crisi, cioè non si riversa sul giorno d'oggi. No, ma su tutti. Infatti si su chiunque, su offre tutto. Anche su tutto. Negozi, tutti. Cioè quelli che prima ci hanno approfittato di quel fatto lì, quindi della transizione per un anno o due, capito? Ma adesso la rivaga. Se ne risente. È logico, capito? E non è così in nessun paese, non è stato così la transizione in nessun altro paese d'Europa. Eccetto questo. Metti quello più economico, 56 centesimi, no? Se vai in Germania questo è esattamente la metà. Lo stesso litrolato nello stesso euro. La truffa. Cioè, preciso la metà. Quindi so capire com'è. Tu pensa, io ho mio zio in Germania, che lui lavora come spazzino, diciamo, delle autostrade, però sai le aree dell'autostrada, fatti ritirare i sacchi neri e mettere un sacco nero nuovo. Sì. 4 giorni a settimana, 4 ore al giorno, prende 1700 euro tiri. Qua avrebbe senza 1000, 700 e basta. Capito? Ci credo che e poi... la vita costa la metà. Ci credo che poi c'è questa fuga di cervelli, sì, no, ma cioè lascia stare i facili razzismi, poi detto da uno che è manco italiano, quindi sono io per primo un emigrato, no? Fra virgolette. Anche se tantissimi anni fa, però allora lascia stare i facciosi, ma stai tranquillo che qui tempo, ma molto poco tempo, e qui l'Italia è in mano completamente allo Stato. È vero, completamente.
Ma se le aziende che le comprano gli stranieri, cosa si vede? A parte quello, che le aziende comprano stranieri, cosa c'era? Io non sono religioso per niente, non me ne può fregare di meno, però tu non puoi venire qui dove è radicata la religione cattolica e dirmi togli lo crocifisso dal muro della scuola perché io sono musulmano e mi urta. Allora se, te ne stai a casa se uno va tua. Se uno va nel loro paese però non si fa questi problemi, capito? Se vai lì appunto, se vai lì però come turista, non a andare lì a rompere le palle, sì. Ma come turista, quindi li lascia anche dei soldi, capito, nel loro paese, ma vai in una moschea con i pantaloncini corti, non ci fai.